dicembre del 1926 Agatha Christie sparì di casa. Stiamo parlando della più grande scrittrice di gialli al mondo, la donna che ha venduto oltre 3 miliardi di volumi, un record assoluto, 110 milioni di copie solo per 10 piccoli indiani, che è un record per il giallo. È stata tradotta in oltre 66 lingue, cioè molto di più di William Shakespeare e Jules Verne. Benvenute, ben ritrovati, donne che fanno la storia. La protagonista di questa puntata è appunto Agatha Christie, non solo la donna che ha inventato il mistero che l'ha reso famoso in tutto il mondo, ma lei stessa protagonista di un giallo che non è mai stato chiarito. Agatha Christie è stata una maestra del delitto, ma anche una maestra di ironia. I suoi personaggi sono irresistibili. Pensate soltanto ad Hercule Poirot, che è protagonista di 33 romanzi, e a Miss Marple. I suoi intrecci sono ancora oggi assolutamente insuperati. Soltanto di Assassinio sull'Oriente Express, che è stato scritto nel 1934, esistono due versioni cinematografiche, tre televisive e anche un videogioco. Era anche una vera esperta del crimine, del modo in cui le persone morivano. Vi faccio alcuni esempi. A parte il veleno, che era quello preferito. Allora, muoiono di veleno il 35% delle vittime di Agatha Christie. Il 14% invece dei suoi assassinati se ne va per un proiettile. L'11% per un martello, o almeno qualcosa di simile. Per esempio, in Non c'è più scampo, l'oggetto che viene usato è un oggetto archeologico. L'8% delle sue vittime è pugnalato, il 7% invece è strangolato e il 5% annega. Ma lo sapete perché? Sappiamo anche questi dati. Esiste addirittura una formula matematica per scoprire l'assassino nei gialli di Agatha Christie. Bene, perché anche su Agatha Christie è stato scritto un profluvio di biografie, di studi, di saggi. Insomma, anche lei è stata oggetto della stessa attenzione che lei riservava alle sue vittime. Lei, fra l'altro, perché aveva su come si muore tutta questa conoscenza? Durante la Prima Guerra Mondiale, Agatha, che era già sposata da un paio di anni, non volle rimanere con le mani in mano e divenne infermiera. Ma lo voleva fare molto bene, per cui si iscrisse ad un corso, superò tutti gli esami, fu di grandissimo aiuto per i giovani soldati che erano rimasti feriti durante il conflitto, ma ne uscì appunto con questa strepitosa conoscenza dei farmaci e quindi anche dei veleni. E non a caso il suo primo romanzo è proprio del 1916, cioè siamo in piena Prima Guerra Mondiale, anche se poi sarebbe stato pubblicato 4 anni dopo. Ancora oggi Agatha Mary Clarissa Miller, perché questo è il suo vero nome, scomparsa nel 1976 a 86 anni, trasforma in oro tutto quello che tocca. Pensate solo a questo elemento. Barg Island, che è l'isola sulle coste britanniche del Devon che ha ispirato molti dei suoi romanzi, era in vendita alla fine dell'anno scorso per 17 milioni di euro. Eppure Agatha, che era una donna ironica, era anche molto timida, era molto schiva, non voleva mai concedere interviste. Ogni volta che le chiedevano un'intervista, lei dicendo no, sto partendo per l'Oriente insieme a mio marito, era anche molto scettica sul suo successo. In un articolo che apparve sul numero 53 del settimanale Oggi, che è proprio del 1953 ed era firmato da Giacomo Maugeri, lei sosteneva: devo continuare a scrivere perché non so quanto abbia in banca. Dunque, in realtà nel 1953 Agatha era una celebrità e lo era davvero in tutto il mondo. Le sue opere venivano rappresentate nei teatri americani, nei teatri italiani, erano oggetto appunto di sceneggiature per Hollywood. Solo il mese prima, stiamo parlando della fine appunto del 1953, era stato pubblicato da Collins il suo 50° giallo, che si intitola A Pocket Full of Rye. In italiano fu tradotto come Polvere negli occhi. E a teatro trionfava testimone d'accusa.
che poi sarebbe diventato uno strepitoso film e se non l'avete visto dovete recuperarlo, con Marlene Dietrich e Tyrone Power. In quell'articolo sull'Oggi del 1953, il giornalista annunciava che la scrittrice sta già preparando una terza commedia che andrà in scena presto. Tre lavori recitati contemporaneamente nei teatri londinesi. È un onore che possono rivendicare soltanto Shakespeare e Bernard Shaw. Il punto è che Agatha, che era nata ricchissima, il padre era un ricco americano che però aveva sbagliato tutti gli investimenti e quindi si era trovata in difficoltà. Poi il padre, fra l'altro, era morto giovane, tanto che uno dei suoi primi romanzi gialli, L'uomo dall'abito marrone, le permise di salvare la madre, che era vedova, dal dissesto e di impedire all'ultimo momento la casa di famiglia, la casa nel Devonshire a cui lei era particolarmente legata, in cui si rifugiava sempre. Tra l'altro, proprio in quella casa d'adulta, insieme al suo secondo marito, quello che sarebbe stato il più importante, Max Mallowan, si sarebbe ritirata a scrivere tutte le volte che non erano in viaggio in Medio Oriente, perché lui faceva appunto l'archeologo. Allora, cerchiamo però di ricominciare un po' con ordine, ricostruiamo un po' la vita di questo straordinario personaggio che ha avuto una vita avventurosissima. Agatha Mary Clarissa Miller era nata il 15 settembre del 1890. Suo padre, abbiamo detto, era un ricco americano, era statunitense, si chiamava Frederick Miller. Sua madre si chiamava invece Claire, e adesso un attimo d'attenzione, era la nipote irlandese della seconda moglie del padre di Frederick. Una cosa un po' complicata, ma comunque questa giovane Claire, questa nipote Claire della seconda moglie del papà, era rimasta fulminata da questo brillante americano. In realtà era stata, diciamo, una scelta un po' affrettata. Si stabilirono a Torquay, era una località sulla costa sud del Devonshire. Agatha arrivò 10 anni dopo suo fratello si chiamava Monty, e 11 anni dopo sua sorella, che si chiamava Madge. Questo che cosa significò? Significò che la famiglia viveva un'esistenza agiata, poteva permettere all'epoca ai due figli maggiori di frequentare delle scuole molto prestigiose, che Agatha, nata molti anni dopo, abbiamo detto 10 anni dopo il fratello e 11 dopo la sorella, si trovò da sola in questa immensa casa. Passò in solitudine gran parte della sua infanzia, però c'era questo bellissimo parco, lei amava molto lo sport, l'avrebbe amato per tutta la vita, e quindi si poteva scatenare in questa casa che fra l'altro non era lontana dal mare e quindi, come dire, le permetteva di fare tantissima attività fisica. La madre aveva delle bizzarre idee, almeno su di lei, ebbe delle bizzarre idee su come educarla, e quindi aveva deciso che prima di 8 anni Agatha non avrebbe dovuto imparare a scrivere. E invece Agatha lo fece da sola, aveva 5 anni, non si poté poi nascondere alla mamma quello che aveva fatto, i fratelli erano lontani, e lei cominciò così a leggere, perché ovviamente una grande scrittrice nasce anche da una grande lettrice. Come accennavo però prima, le cose finanziariamente cominciarono ad andare male. Agatha in realtà aveva soltanto 5 anni. Allora i suoi genitori, per risparmiare, affittarono Ashfield e decisero di trascorrere un certo tempo in Francia. E questo fu fondamentale per Agatha, innanzitutto perché lì frequentò le scuole. Va detto che, curiosamente, nonostante appunto abbia frequentato gran parte delle sue scuole regolari, diciamo così, in Francia non ha mai imparato a scrivere bene in francese. I suoi insegnanti erano veramente terrorizzati, ma le difficoltà della scrittura del francese le conoscete anche voi. E poi, sempre in Francia, a parte che scoprì la passione per i viaggi, che l'avrebbe accompagnata per tutta la sua vita, ricevette altre lezioni, e delle lezioni molto importanti, perché prima di tutto iniziò a studiare la musica. L'obiettivo era quello che c'era sempre per le fanciulle di buona famiglia: bisognava saper suonare, bisognava saper dipingere, magari l'acquarello, bisognava saper conversare, bisognava conoscere le lingue. Ma qual era l'obiettivo? L'obiettivo era sposarsi bene. Agatha doveva sposarsi bene.
La vocazione di Agata in realtà era proprio la musica. Lei fece dei corsi di mandolino, fece dei corsi di pianoforte, ma avrebbe voluto diventare una cantante. Ci si impegnò moltissimo e fino a quando alla fine una importante maestra le disse: Agata, ci puoi provare quanto vuoi, sei zelante, ma non hai la voce. Per lei fu una delusione terribile. Non si rese conto che appunto non era quella la sua strada. Fra l'altro già dal 1910 aveva cominciato a scrivere. Perché il 1910 è un anno importante? Perché in quell'anno Claire, la madre, rimane vedova e quindi le difficoltà economiche aumentano inevitabilmente. Qual è la soluzione? Decidono di trasferirsi al Cairo. Adesso a me può sembrare una cosa bizzarra, ma perché? Perché Cairo, siamo ancora in pieno periodo coloniale, l'Egitto in particolare, il Cairo era una sorta di punto di ritrovo di tutti gli uomini e quindi anche di tutti i buoni partiti che ritornavano dalle varie colonie della Gran Bretagna. Immaginate, nel 1910 l'Inghilterra era il più grande impero al mondo, aveva colonie ovunque. Questi giovanotti si ritrovavano al Cairo e molte mamme di fanciulle di buona famiglia, ma che avevano i patrimoni un po' dissestati, portavano lì le loro figliole nella speranza che trovassero marito. Agata amava questa cosa, abbiamo detto che Agata sarebbe stata timida un po' tutta la vita. In realtà il debutto in società, il fatto di flirtare, di andare alle feste, di ballare, le piacque moltissimo e quindi apprezzò molto di fare il suo debutto in società, ci prese gusto, iniziò ad apprezzare i vari aspetti della vita mondana, il che vuol dire feste, giochi, giocare a cricket, a casa sua si giocava sempre a cricket, e anche iniziare a valutare una serie di pretendenti. Il punto è che inizia anche a scartarli, uno dietro l'altro, perché questo è troppo noioso, perché quest'altro non è abbastanza brillante. Il fatto era proprio questo. Agata era una ragazza vivacissima, era una ragazza colta, era una ragazza piena di iniziativa, era una ragazza sportiva. Per tutta la vita amerà moltissimo nuotare e quindi via via questi giovanotti, anche quando erano degli ufficiali prestanti, non erano mai abbastanza adatti, non conoscevano abbastanza la letteratura. A conquistarla, come sempre accade, è il partito peggiore di tutti, cioè arriva uno squattrinato pilota della nascente aeronautica britannica, si chiama Archie Christie, lei poi manterrà il nome, nel 1912. Agata all'epoca è già fidanzata e in realtà è fidanzata con Reginald Lucy, rompe il fidanzamento e forse fa davvero un errore e sposa Archie alla vigilia di Natale del 1914. La prima guerra mondiale per l'Inghilterra è già scoppiata, infatti è un matrimonio fatto veramente in fretta e furia, raccogliendo addirittura i testimoni, quelli che si sono trovati lì per lì. La guerra appunto è scoppiata, Archie deve tornare di corsa al suo reggimento e per Archie la guerra è durissima, perché immaginate in questa aeronautica nascente il fatto di pilotare gli aerei, la possibilità di morire è altissima ad ogni azione. In più, servendo sul fronte francese, vede anche tutto l'orrore delle trincee. Insomma, per Archie è veramente un grosso trauma. Il trauma però è anche quello di Agata, che, come abbiamo detto, resta in Inghilterra, resta da sola, ma si impegna come infermiera e tra i ragazzi feriti vede veramente di tutto. Immaginate nella prima guerra mondiale, per esempio, le mutilazioni o le ferite gravissime che lasciavano devastati, erano tantissime. Comincia a scrivere per vedere se ne sono capace. Il primo giallo è il misterioso affare Stiles, cioè Poirot e il mistero di Stiles Court, come poi è stato tradotto. Nasce così il suo personaggio che diventerà più famoso, il piccolo detective belga dalla testa a forma di uovo, che fa funzionare le sue celluline grigie e che solo nell'ultima pagina rivela le conclusioni immancabilmente geniali a cui è arrivata. 1919
È un anno cruciale, la guerra è finita, Archie è tornato a casa, sta cercando lavoro, in un primo momento lavora nella City, ma non guadagna abbastanza per potersi permettere un livello di vita alto, hanno addirittura difficoltà ad affittare una casa a Londra. Nello stesso anno, il 5 agosto, Agatha dà alla luce la sua unica figlia, si chiama Rosalind, ma è anche l'anno in cui, dopo 7 rifiuti, un editore che si chiama John Lane e la casa editrice si chiama The Badly Head, ricevuto il manoscritto di Styles Court, dice sì, lo pubblico, non solo, ma fa un contratto ad Agatha per altri 5 romanzi, cosa che lei all'inizio penserà veramente come se fosse un incubo, oddio, devo scrivere altri 5 romanzi, poi invece prenderà un ritmo infernale. È veramente una svolta, perché per quanto all'inizio i romanzi non vendano tantissimo, però nella pubblicazione a puntate sui giornali americani esplodono subito, e quindi come un'onda dagli Stati Uniti questo successo ritorna sull'Europa e invade dopo un po' anche la Francia. Che cosa succede però? Che nel 1926 Archie, che si è innamorato di un'altra ragazza, con cui peraltro Agatha ha un ottimo rapporto, che ha cercato anche di aiutare, si innamora di questa ragazza e chiede il divorzio. Ci torneremo, perché questo è stato poi il motivo della scomparsa di Agatha. Adesso ci basta solo sapere una cosa, nonostante Agatha non voglia assolutamente, Archie alla fine ottiene il divorzio, si risposa, lascia Agatha in una situazione di disperazione, ma così Agatha deve davvero vivere del suo lavoro. È il 1930, Archie si è sposato, Agatha ha compiuto 40 anni, e guardate che 40 anni nel 1930 per una donna sono veramente una cifra tonda, una cifra importante. Che cosa decide di fare? Di fare un viaggio. All'ultimo momento doveva andare ai Caraibi, parte invece, prende l'Orient Express. La cosa vi dirà qualcosa, perché alcuni anni dopo, appunto nel 1934, sarebbe nato il romanzo Assassinio sull'Orient Express, che racconta fra l'altro una cosa vissuta veramente, cioè una tempesta nei Balcani che aveva bloccato il treno e aveva impedito di andare avanti. Sul sito archeologico di Ur, siamo in Iraq, la seconda volta che ci va, Agatha conosce appunto Max Mallowan, è un giovane archeologo a 26 anni, si innamorano, condividono le stesse passioni, quella per i viaggi, quella dell'archeologia, poi sarà Max a trasmettergliela, sono entrambi colti, sono entrambi molto sportivi. Allora lui ha 26 anni, lei ne ha 40, lei ha qualche dubbio all'inizio, ma alla fine cede, si sposano e fa benissimo, perché sarà un matrimonio felicissimo. È girata a lungo una frase che mio marito è un archeologo, più invecchio e più gli piaccio, ma non è vero, Agatha non l'ha mai detta, se l'ha inventata un giornale svedese, anzi quando gliela ricordavano Agatha si arrabbiava moltissimo. Hanno viaggiato praticamente tutta la vita all'inseguimento di questi resti archeologici che all'epoca, oggi non si può più, ma all'epoca rimanevano in possesso dell'Inghilterra. Devo dire che già negli anni 30 quei paesi cominciavano a protestare delle spoliazioni degli archeologi europei. Di questi grandi viaggi è rimasto un diario, è un diario bellissimo, che il titolo originale è Come Tell Me How You Live. In Italia purtroppo l'hanno tradotto come viaggiare il mio peccato, in realtà significa semplicemente dai, dimmi come vivi. Che cosa succede? Che anche quando sta in una tenda nel deserto, in una baracca, sotto tempeste di sabbia pazzesche, in condizioni che non vi sto nemmeno a descrivere, beh, Agatha continua a scrivere, esattamente come fa nella sua casa del Devonshire. Si diceva che per completare un romanzo, il suo processo creativo, ci volevano 6 mesi. 5 mesi per pensarlo, 20 giorni per architettarlo e 10 giorni soltanto per scriverli. Nell'articolo su Oggi si dice anche che lei aveva l'abitudine di pensare le sue idee nella vasca da bagno, rosicchiando le mele, appoggiando via via i torsoli lungo il bordo.
ma non pubblica soltanto dei gialli. Con lo pseudonimo di Mary Westmacott, Agatha pubblica anche dei romanzi d'amore. Nella sua biografia poi lo dirà: con qualche senso di colpa e una buona dose di compiacimento mi accinsi a scrivere un romanzo, si intitolava Giant's Bread, il pane dei giganti. In realtà sa benissimo che da lei tutti vogliono i gialli. Pensate che una volta la BBC chiede a quella che alla regina Mary di suggerire il programma più gradito per il suo 80° compleanno e lei dice che vuole assolutamente un pezzo di Agatha Christie e lei scrive per la regina i Tre topolini ciechi. Nel frattempo i suoi testi sono sempre più rappresentati a teatro, ma di tutti i gialli quello della sua sparizione è davvero il più incredibile. Allora, abbiamo detto all'inizio, accade il 3 dicembre del 1926, alle 9.45 del mattino circa, la scrittrice, che è già celebre, ormai celebre, ha scritto il sesto romanzo, L'assassinio di Roger Aykroyd, sale in camera della figlia, dà un bacio a Rosalind, esce nella sua auto, esce di casa, siamo a Stiles, appunto, nel Berkshire, siamo a una 50 di chilometri a ovest di Londra. Ha appena litigato con suo marito, con Archie, che non solo le ha chiesto il divorzio, ma le ha detto anche che vuole passare il weekend con la sua amante. Lei, Agatha, dice che andrà nello Yorkshire e invece un ragazzo trova la sua auto abbandonata, che è una Morris Cooley verde, lungo un percorso a Newland Corner. A bordo ci sono la sua pelliccia, la sua patente, che peraltro è scaduta, e altri oggetti personali. La polizia pensa che Agatha sia stata uccisa. A questo punto si cominciano a dragare i torrenti, i ruscelli, si cerca dappertutto. I giornali hanno già stampato i ricordi e i coccodrilli, come si chiamano in gergo giornalistico, cioè i pezzi in ricordo di Agatha Christie. Vengono scatenati i Boy Scout, 15.000 volontari partono a cercare Agatha, si mettono anche alla sua ricerca 500 poliziotti. Per la prima volta nella storia della Gran Bretagna vengono utilizzati anche gli aerei, ma di Agatha Christie nessuna traccia. Lì vicino, dove è stata trovata la sua auto, c'è una sorgente naturale, una sorta di pozzo, dove di recente si sono ammazzati un fratello e una sorella. Allora sorge anche l'altra ipotesi: e se si è ammazzata? O se è stato Archie ad ammazzarla? Questa è l'ipotesi di Carlo Fisher, che a dispetto del nome non è un uomo, si chiama Carlotta, in realtà è la sua segretaria tuttofare, è la donna che la seguirà per tutta la vita fino a quando non soffrirà di artrite, che implora la polizia di far presto perché Agatha può essere in pericolo. Pensate che nelle indagini vengono coinvolti anche Sir Arthur Conan Doyle, cioè l'inventore di Sherlock Holmes, e Dorothy Sayers, che è un'altra scrittrice di gialli molto famosa. Doyle, che è fissato con l'occulto, porta un guanto di Agatha a un medium, non ne cava nulla. Dorothy Sayers va in questo pozzo, in questa cava, si guarda intorno, capisce che non ne trarrà una conclusione, ma ci scrive sopra un romanzo. E Agatha? Agatha dov'è? Agatha, in realtà, Agatha sta in un hotel termale. L'hotel termale si chiama Harrogate, non è lontanissimo, e lei se ne sta lì, sta leggendo, si sta ballando, sta facendo le terme, e si è registrata col cognome dell'amante del marito, Neil, e dice di provenire da Cape Town. Viene vista anche ballare a Charleston, giocare a bridge, viene vista, ma nessuno la denuncia. Fra l'altro lei mette anche una inserzione sul Times in cui invita i parenti di questa Nils a mettersi in contatto con una casella postale. Quindi sono in molti a vederla, ma nessuno
parla, finché un giovane giornalista che si chiama Peter Richie Calder la individua, costringe la polizia ad andare ad Harrogate e a portare lì anche Archie, il marito. Lei in apparenza lo scambia per suo fratello, ma è un gioco. Archie le parla, esce dicendo che Agatha Christie ha completamente perso la memoria. Gli psichiatri danno ragione a lui, la polizia invece continua a pensare e lo penserà sempre che lei stia scherzando, che sia una vendetta. Successe anche una cosa strana, perché lei chiese di far recapitare ad Harrogate un anello che aveva perduto ad Harrods, e questo anello le sarebbe arrivato. Il punto è che non esiste, non è mai più stata trovata una ricevuta che testimonierebbe che in effetti lei aveva comprato ai magazzini Harrods questo prezioso anello e che le era stato restituito. In ogni caso, Agatha Christie torna a casa, torna con Rosalind, accetta anche di subire un trattamento psichiatrico all'epoca. Archie invece, come sappiamo, se ne va per conto suo, se ne va con l'amante, e di lì a poco si ottiene il divorzio e nel 28 si sposa con Neil. Dunque, cosa fa lei per sopravvivere? Mette insieme tutte le vicende di Poirot, inizia a scrivere tantissimo, dopo poco arriva Max Mallowan e quindi la sua vita cambia, diventa una vita di grandissimo successo. Con Max ha vissuto dal 1930 al 1976, è stata una vita felice nonostante la separazione durante la Seconda Guerra Mondiale. Insieme hanno raggiunto dei posti incredibili. Lei, devo dire, non ha protestato praticamente mai. Si ricorda una sua litigata quando Max la porta in una stanza dove avrebbe dovuto dormire, dove ci sono centinaia di topi che corrono e migliaia di scarafaggi. Agatha muore, siamo nel 1976, e sulla sua tomba fa scrivere dei versi di un poeta inglese che si chiamava Edmund Spenser, del 500. Il sonno dopo un duro lavoro, il porto dopo un mare in tempesta, la calma dopo la battaglia, la morte dopo la vita sono fonte di felicità. E questa è veramente la prova che aveva saputo prendere tutto nella vita con spirito ed con ironia. Aveva saputo fare dei suoi intrecci dei capolavori, ma non aveva mai tralasciato l'aspetto umano delle vicende dei suoi personaggi. 10 piccoli indiani, che ha avuto almeno una decina di versioni cinematografiche, anche in India peraltro, è stato un vero capolavoro, perché nella versione originale appunto muoiono tutti. E noi vogliamo lasciarvi proprio con un brivido, con una frase presa da 10 piccoli indiani: da adesso in poi è nostro compito sospettare di ognuno di voi, uomo avvisato, mezzo salvato. Non correte rischi e state attenti al pericolo. E questo è tutto. Agatha Christie, la più grande scrittrice di gialli per donne che fanno la storia. Vi aspettiamo alla prossima puntata.